lo so, mi volevate anche gli altri, volevate avere un ospite anche in questo video, ma non c'è! Praticamente Monkey e Dredge in questo momento sono in Toscana. Taco non c'era perché ha problemi con l'università. E tutti quelli che ancora non sono apparsi e che hanno già prenotato dei classici Disney. Non ci sono! Ma visto che la cosa più importante di questa rubrica è che io faccio 100 curiosità su un classico Disney, oggi ve ne faccio tanti. Più di uno. Già perché non c'erano 100 curiosità su un singolo classico. Era un po' difficile. Anche perché sono classici che sono relativamente sconosciuti e non li avrebbe guardati quasi nessuno. Ma come avete già scoperto dal titolo, io ho intenzione di parlarvi della Seconda Guerra Mondiale all'interno dei classici Disney, già perché loro sono passati attraverso la Seconda Guerra Mondiale. Ma visto che non vi interessa tutto questo, passerò direttamente alle curiosità e basta. Durante il periodo di guerra, il presidente degli Stati Uniti si rese conto da subito del fatto che i cartoni animati, beh, se li guardavano tutti e con leggerezza. Insomma, chiunque guardava un cartone animato piuttosto che guardasse il cinegiornale. E quindi chiese a Walt Disney di fare dei cartoni animati di propaganda. Lui non voleva assolutamente fare propaganda, ma sapete, anche la Disney se l'è passata molto male durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi vi faccio vedere un breve pezzo di video dove i sette nani vanno a comprare azioni di guerra. Un altro cartone animato in cui i tre porcellini costruiscono le loro case di nuovo con le azioni di guerra. Ma se volete un approfondimento sul serio riguardo a tutto questo, andatevi a vedere Dario Moccia, lui è più bravo. Nel frattempo inizio a dirvi qualcosa di davvero interessante. In Germania, come in tutti i paesi con una dittatura di estrema destra, la Disney era assolutamente vietata. Dopotutto, uno degli ideali più importanti del nazismo era che, hey, la Germania era la migliore in tutto e per tutto. Far sapere al resto del mondo che era nettamente migliore, anche se solo nel campo dell'animazione, beh, questa era una cosa che era inconcepibile. Quindi un sacco di stati non accettavano i classici Disney. Un esempio è l'Italia, dove la maggior parte dei classici Disney è arrivata dopo il 52. Solo un paio di classici vennero accettati prima di questa data. In Germania, ancora peggio. In teoria i classici Disney, come qualsiasi cartone animato della Disney, era vietatissimo. Un particolare carino, però, è scoprire che Hitler era talmente appassionato a Topolino e a tutto ciò che riguardava la Disney, che aveva comunque comprato i diritti per doppiare quei cartoni e li fece doppiare solo per se stesso. Cioè, esistono un sacco di cartoni Disney che non sono mai stati pubblicati in Germania, perché non si doveva fare, ma che furono doppiati in tedesco,
solo per permettere al Führer di guardarli e goderseli. Dall'altro lato, la Disney combatteva contro, ovviamente, alla Germania nazista. E qui ci si diverte! Esiste un cartone animato di cui tutti hanno almeno sentito parlare, di cui tutti hanno visto almeno qualche immagine, che raccontava la vita nazista tramite un incubo di Paperino, dove si trovava nella Germania nazista a doversi comportare come un nazista. Says we own the world in space. The Heil! Heil! I enter Gabriel's face. Then Hulk Goring says they'll never bomb this place. The Heil! Heil! I enter Goring's face. Is he not the Superman? Are you pure Superman? Yeah, he is the Superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could. Here, improve the mind. Heil Hitler. When the Fuhrer says he is the master of race, we fight. We fight in the Fuhrer's face. Then the Fuhrer yells, I gotta have more shells! The Heil, Heil, for him we make more shells. If one little shell should blow him right to me. The Heil, Heil, and wouldn't that be swell? Questo cartone è noto come Der Führer Face. Ma esiste anche un altro cartone molto più serio, ma dall'inizio estremamente divertente, dove la democrazia, una strega, mantiene la giovane e grassa Germania addormentata finché a un certo punto non viene salvata dal Führer. Prince is victorious. Democracy has fled. The prince breaks the magic spell with a kiss. The beautiful princess is Germany. And the brave, handsome knight, you know who he is. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil! Machine the Spiracle! Machine the Spiracle! Machine the Spiracle! Machine the Spiracle! And leave a voice! Heil Hitler! Heil Hitler! Machine! 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 Ma passiamo ai classici Disney che escono in questo periodo. Saludos amigos è il classico Disney più corto in assoluto, con solo 40 minuti di durata. Guarda caso, esce poco dopo il classico Disney più lungo in assoluto, Fantasia. La parte di Saludos amigos in cui seguiamo le avventure di Pedro è stata riutilizzata per creare Planes. Infatti, l'idea di base di Planes doveva essere molto più simile a quella del vecchio classico Disney. Nel classico Disney Musica Maestro è pieno di censure. L'inizio del classico con la faida fra Testone e Cuticagna è stato censurato e attualmente non è ritrovabile nei DVD. Quasi tutte le scene di Musica Maestro erano in realtà previste per Fantasia, ma vennero tagliate e rifatte in malo modo, purtroppo, per fare questo classico. Nel 2015 in Italia uscì una nuova edizione di questo DVD, Saludos Amigos, ma a causa di un errore, il DVD non è in italiano. Già, il DVD è italiano, ma non c'è l'opzione della lingua italiana all'interno del DVD. Un piccolo errore. In Musica Maestro abbiamo l'unica occasione in cui dei segni di un personaggio sono stati censurati e tagliati. Una delle sequenze di Musica Maestro, Casey at the Bat, è misteriosamente sparito in Italia. Non è stato censurato, è semplicemente sparito. E quindi in moltissime edizioni non c'è. Inizialmente Bongo, di Bongo e Tre Avventurieri, era previsto per essere il sequel di Dumbo. In realtà non è vero che Walt Disney rifiutava categoricamente tutti i sequel, tant'è vero che fece dei sequel durante la sua vita. Fece un sequel per i Tre Porcellini, ma fece addirittura un sequel per Saludos Amigos, ovvero i Tre Caballeros. In più progettò per anni il sequel di Fantasia, Musicana, e pensò a un sequel per Dumbo, cioè Bongo. Quindi quando vi dicono che Walt Disney non voleva che venissero fatti sequel sui suoi film, è inesatto.
In realtà Walt Disney passò un periodo in cui mantenne questa posizione, ma non la mantenne per tutta la sua vita. Andò a periodi, diciamo. Lui ha comunque sempre pensato che fare un sequel di un film d'animazione fosse una cosa praticamente impossibile, ma aveva intenzione di farlo lo stesso. Quindi se saltate fuori dicendomi che la Disney ha stuprato i vecchi classici facendo dei sequel, no! In realtà Disney stesso ha pensato queste cose. Già! Bongo non doveva essere parte del film Bongo e tre avventurieri, ma doveva avere un film tutto suo chiamato appunto Bongo. E doveva contenere un sacco di elementi in più. La leggenda di Valle Felice, a sua volta, doveva essere un film a parte, con il titolo La leggenda di Valle Felice. Quando un animatore arrivò da Walt Disney con l'idea per fare La leggenda di Valle Felice, Walt Disney approvò il progetto semplicemente perché si mise a ridere così tanto che non riusciva più a respirare. E il progetto originale per adattare Jack il fagiolo magico è stato ripescato nel 2014 per iniziare a lavorare a Giganteck, un classico Disney che uscirà fra parecchi anni. Nonostante Walt Disney avesse approvato l'idea dopo essersi messo a ridere sentendo la storia di La leggenda della Valle Felice, alla fine tagliò improvvisamente i fondi dicendo che non voleva più fare questo classico. Riesumò questa idea solamente quando si rese conto del fatto che mancavano davvero i soldi. E quindi era il caso di fare il classico Disney. Ma successivamente il classico Disney venne così tanto tagliato da finire per essere solamente una parte di un classico Disney. Inizialmente, a vendere i fagioli a Topolino dovevano essere il gatto e la volpe. All'inizio, nella trama, doveva esserci anche una regina del regno di Valle Felice, ovvero Minnie, e doveva essere lei la proprietaria dell'arpa magica, e doveva essere lei a chiedere a Topolino di andare nel mondo dei giganti per riuscire a recuperarla e salvare il regno. All'inizio, Bongo, il protagonista del sequel di Dumbo, non doveva essere un orso, ma uno scimpanzé. Inizialmente Bongo doveva essere realizzato con la stessa tecnica con cui fecero Bambi. Ma alla fine decisero di inserire un narratore e delle voci parlate. Il film ebbe un sacco di problemi ad essere pubblicato in America a causa dell'attacco di Pearl Harbor. Gran parte della troupe della Disney, quella che aveva sempre lavorato ai classici, partì per la guerra in questo periodo, ed è soprattutto Bongo e tre avventurieri il classico che si ritrovò senza animatori. Inoltre, la partenza per la guerra di moltissimi animatori fu la principale causa per cui i progetti di Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan vennero interrotti. Ma, oltre a questi, vennero interrotti anche i progetti per La capanna dello zio Tom, che però venne comunque conclusa in tempo, Il vento fra i salici e, appunto, La leggenda di Valle Felice. Della leggenda di Valle Felice, però, erano già pronte abbastanza scene da riuscire a concludere il classico e pubblicarlo così com'era, anche se mancava, metà film. Inizialmente, Le avventure di Ichabod e Mr. Toad doveva uscire molto prima rispetto ai Bongo e tre avventurieri, con il titolo di Due fantastici personaggi, e voleva appunto approfondire, tramite un narratore, l'importanza incredibile della caratterizzazione di questi due personaggi in modo completamente diverso fra di loro. Ma alla fine decisero di mantenere vagamente l'idea, ma alleggerire molto la cosa. Bongo e tre avventurieri è l'ultimissimo film in cui Walt Disney doppia Topolino. Infatti era sempre stato Walt Disney in persona a fare la voce di Topolino, ma dopo questo film non riuscì più a farlo a causa del fumo. Infatti, Walt Disney, fumando, riuscì a rovinarsi la voce e non riuscire più a far la voce di Topolino. Nella versione italiana di Bongo e tre avventurieri esistono due diversi doppiaggi, uno estremamente recente e uno estremamente antico. Il doppiaggio più vecchio aveva dei doppiatori diversissimi rispetto a quelli a cui siamo abituati per fare Topolino, Paperino e Pippo. Nella versione italiana, infatti, Topolino era doppiato da una donna, Paperino era doppiato in un modo in cui si riusciva a capire quello che diceva e Pippo aveva una voce decisamente poco simpatica. Il doppiaggio venne rifatto recentemente per l'edizione DVD. Nonostante questo, esiste comunque un piccolo problema. Il gigante, nel corso del film, cambia doppiatore. Nella sua prima apparizione ha il doppiatore nuovo e alla fine del film, nel finale, ha il doppiatore originale, quello di una volta. Del film, infatti, sono stati ridoppiati solamente alcuni personaggi, cioè la voce parlata dell'arpa, mentre la voce cantata è ancora quella vecchia, la voce del gigante e, appunto, Topolino, Paperino e Pippo. Il classico Disney Bongo e tre avventurieri inizia con la canzone Non ci si deve mai crociare, una canzone che, come vi ho detto nelle curiosità su Pinocchio, possiamo mettere uno spezzone qui. Non ci si deve mai crociare per quel che può capitare, e in una bolla di sapone si risolve ogni preoccupazione. Hai troppe speranze nella mia abilità, lo sai? Beh, lo so, anche perché ho sbagliato qui. Era una canzone prevista per Pinocchio e doveva essere la canzone in cui Pinocchio spiegava che non ci si deve mai crociare, perché mi devo preoccupare dei mali della vita quando io voglio vivere tranquillo e felice.
se il gran segreto vuoi sapere, se come me vuoi far, dovrai scacciare i tuoi pensier. Sorridere e cantare. E troppe speranze nella mia verità, lo sai. In questo classico viene riutilizzata con lo stesso significato ma ribaltato completamente. Infatti a cantarla stavolta è il grillo parlante, proprio per far capire che in realtà era un consiglio serio. Non ci si deve mai crociare, stavolta si riferisce alla bomba atomica e a tutti quanti i problemi inerenti alla Seconda Guerra Mondiale. Walt Disney voleva infatti far sapere, anche grazie al titolo originale, Fun and Fancy Free, che voi tutti, popolazione, che vi state preoccupando della guerra, non vi dovete preoccupare. Non perché non sia giusto preoccuparsi per la guerra, ma perché non ci si deve mai crociare per quel che può capitare. E in una bolla di sapone scompare ogni preoccupazione. Ovvero che le grandi preoccupazioni di quell'epoca, che alternavano la grande crisi, la Seconda Guerra Mondiale, la bomba atomica, beh, non erano poi questioni così importanti da rovinarsi la vita. Perché per quanto voi vi crociate, non potete rimediare a questi problemi. Non potete passare tutta la vita a preoccuparvi di quando morirete, così come non potete passare tutta la guerra mondiale preoccupandovi della guerra. E quindi Walt Disney voleva cercare di dire alla gente: andate lo stesso al cinema, divertitevi, ascoltate le favole, cercate di vivere la vita con leggerezza, perché è proprio questo il momento in cui ne avete bisogno. Nel nuovo doppiaggio di Bungo e Tre Avventurieri, la voce dell'arpa è fatta dalla stessa doppiatrice di Perla, di Steven Universe. Nel corso di Bungo e Tre Avventurieri, in molti stati, si è creata una piccola preoccupazione verso un personaggio, verso l'unico personaggio autistico della storia della Disney. Si fa molta ironia sul suo autismo, ma in realtà viene trattato in modo affettuoso e gentile. È probabilmente per questo motivo che la censura non venne mai accettata e mai portata, perché dopo tutto gli scherzi che si facevano nei suoi confronti erano estremamente rispettosi e divertenti. L'animatore principale di Bungo e Tre Avventurieri litigò con Walt Disney prima di fare questo film e tornò solo per fare questo film. E durante tutta la produzione non rivolse mai la parola a Walt Disney. Dopo aver fatto questo film, si licenziò di nuovo. Il classico Disney Gigantic, che è in arrivo fra qualche anno, per ora, dovrebbe essere fatto con la stessa tecnica d'animazione che hanno usato per fare Paper Man. Quella tecnica inventata nel 2011 e che ancora non abbiamo visto in quasi nessun cartone, a parte Winston, dove però non era al massimo della sua potenza. Le avventure di Ichabod e Mr. Todd è un classico Disney che non conosce nessuno, ma è tuttora uno dei preferiti di Tim Burton. Gli appassionati di animazione adorano di questo classico Disney l'incredibile differenza fra la prima parte e la seconda parte. La prima parte del film ha infatti un'animazione che è estremamente simile a quella utilizzata in Pinocchio e nei film antecedenti alla Guerra Mondiale. Un'animazione ancora sobria e pulita che ricorda moltissimo le Silly Symphonies e che ha la stessa plasticità di un tempo. La seconda parte, invece, rispecchia esattamente lo stile grafico dei prossimi anni. Possiamo per esempio riconoscere in Caterina una sorta di somiglianza incredibile con Cenerentola e con Alice, con qualche richiamo a Wendy e forse anche a Lily il Vagabondo. Nella creazione di La Bella e la Bestia si è presa ispirazione soprattutto da questo classico Disney. Infatti possiamo riconoscere Gaston in Brown Bones e l'intera canzone di Ichabod Crane è praticamente identica alla canzone di Belle. Questo è l'ultimo classico Disney ad essere stato preso in considerazione per fare Chi ha incastrato Roger Rabbit. Infatti, le donnole cattive di questo classico Disney riappaiono anche in quel film. Nell'originale leggenda di Sleepy Hollow non è chiaro se il Cavaliere Senza Testa esista o meno. Un paio di circostanze fanno pensare che effettivamente il Cavaliere potrebbe non essere un vero Cavaliere, ma essere Brown Bones. In questo classico Disney si decide, appunto, di lasciare il dubbio. Il Cavaliere è Brown Bones o è il Cavaliere vero? Da un lato è effettivamente curioso che subito dopo che Brown Bones ha raccontato la leggenda appaia il Cavaliere. È curioso anche che i due cavalli si somiglino così tanto, il cavallo di Brown Bones e il cavallo del Cavaliere. In una scena Ichabod guarda che cosa c'è dentro l'armatura del Cavaliere e non trova assolutamente nulla. La corporatura del Cavaliere è effettivamente diversa rispetto a quella di Brown Bones. Nonostante ciò, le zucche che tira il Cavaliere sono praticamente identiche a quelle che ha tirato Brown Bones e a quelle che erano alla festa. Ma effettivamente la leggenda del Cavaliere senza testa è una leggenda reale, non se l'è inventata lui. Ed è effettivamente strano il modo in cui il Cavaliere riesce ad evocare magicamente queste zucche senza avere una borsa con sé o altro del genere. Quindi il Cavaliere è Brown Bones o è il vero Cavaliere? Questo è l'unico classico Disney in cui le canzoni non sono state tradotte. Le canzoni della prima parte del film, sì. Ma le canzoni della seconda parte, no. E infatti l'unico classico Disney musical
in cui, anziché esserci delle vere e proprie canzoni, come nella versione originale, in Italia il narratore spiega il contenuto della canzone e non è mai stato ritradotto o ridoppiato. Al contrario, la prima parte del film, quella riguardante il vento fra i salici e Mr. Todd, beh, quella invece è stata ridoppiata e nel primo doppiaggio un sacco di scene erano state tagliate. Inizialmente, anche questi due classici Disney dovevano essere dei classici Disney completi. Lo scrigno delle sette perle era il classico Disney pensato per uscire subito dopo la fine della guerra. I bambini di Pecosville sono gli stessi che appaiono in Tanto caro al mio cuore e in La capanna dello zio Tom. Se conoscete La capanna dello zio Tom, sono sicuro che l'abbiate visto solamente da piccoli, o che comunque abbiate la cassetta, perché non è mai uscito in DVD. E tuttora, l'intero film La capanna dello zio Tom è stato censurato per razzismo. Il film era stato infatti pensato e creato seguendo un ideale razzista. Zippedidoo, zippedie, più stupenda giornata non c'è. Oggi il sole splende per me. Zippedidoo, zippedie. Un'altra questione di cui tutti parlano: Walt Disney era antisemita? Era razzista? Attualmente questa questione è abbastanza controversa, ma ci sono delle informazioni che non si possono non guardare. Tanto per iniziare, sì, Walt Disney aveva scherzato sugli ebrei, sui neri e anche sugli omosessuali. Ma in quell'epoca non esisteva qualcuno che difendesse i loro diritti e dicesse no, non bisogna scherzare. Ai tempi non si poteva sapere che gli stereotipi avrebbero portato allo sterminio degli ebrei. Anzi, persino durante lo sterminio in America non si sapeva di questa cosa, non fra la gente comune. Effettivamente, ai tempi, l'uso di certi stereotipi, beh, non si distingueva da altri stereotipi. Quindi gli italiani di Lilo e Vagabondo non sembravano meno offensivi o più offensivi rispetto al lupo ebreo dei Tre Porcellini. Ah già, il lupo è stato censurato e cambiato. Infatti, se oggi guardate i Tre Porcellini, potrete notare che il lupo ha cambiato completamente aspetto. Certo, perché quello di prima era uno stereotipo ebreo e quello di ora è invece, beh, semplicemente vestito da lupo cattivo. Walt Disney era antisemita, razzista e omofobo in un'epoca in cui tutti lo erano e non esistevano eccezioni se non una minuscola quantità di persone. È un po' come accusare i romani di essere pagani prima del 313. Tesori. Era la loro religione, erano tutti così. All'inizio del Novecento il processo Oscar Wilde non era ancora servito a niente. Ci troviamo negli stessi anni in cui hanno condannato a morte Alan Turing, l'inventore del computer, perché era omosessuale. Quindi non è giusto dire che Walt Disney fosse antisemita o altro del genere. Si può dire che fosse figlio della sua epoca. In ogni caso, non esistono attualmente casi gravi di antisemitismo o razzismo da parte di Disney. Infatti, attualmente non risulta che Walt Disney abbia mai insultato qualcuno. Cioè, a parte il signor McDonald, che sì, se lo meritava. Nei classici Disney della Seconda Guerra Mondiale esistono un sacco di censure, ma è una questione semplicemente casuale. Un esempio, la sigaretta. In Saludos Amigos vediamo Pippo fumare, se avete la versione più recente, non più. Mentre riguardo Pecosville, qui la censura non è stata ancora apportata in Italia. Quindi se avete il DVD dello scrigno delle sette perle, è probabile che abbiate ancora la versione in cui Pecosville fuma, perché in Italia non è ancora stata censurata. C'è addirittura una scena in cui si rolla una sigaretta. All'estero, la scena in cui rolla la sigaretta è completamente eliminata. E in tutte le scene in cui lui aveva una sigaretta, beh, la sigaretta non c'è più. Cowboy! His gun, he made the stars evaporate. Then take a phone out of nowhere. Then he straddled it and settled down with ease. And while that cyclone bucked and flitted, Pecos rolled the smoke and lit it. And he tamed that ornery wind down to a... Walt Disney, con Johnny Seme di Mela, voleva portare avanti gli ideali di difesa dell'ambiente, che erano ideali che ai tempi ancora nessuno aveva preso in considerazione e fino alla fine degli anni Ottanta nessuno avrebbe mai deciso davvero di parlarne apertamente. Quindi sì, Walt Disney è stato estremamente coraggioso nel raccontare la storia di Johnny Seme di Mela, facendo notare che lui fosse il primo ecologista della storia dell'umanità. Johnny Seme di Mela è il primissimo personaggio cristiano ad apparire nella storia della Disney. Inoltre, Angelo è il primo vero e proprio angelo, e non un putto, ad apparire nel corso della Disney. La personalità di Pegaso, il cavallo di Ercole, si riprende proprio dal personaggio del cavallo di Pecosville. Il cavallo di Pecosville è infatti estremamente geloso dell'amata di Pecos.
E il suo comportamento e le sue animazioni sono state prese come enorme punto di riferimento per fare poi Hercules. Johnny Seme di Mela è il primo personaggio della storia della Disney ad essere davvero, effettivamente, realmente esistito. E la sua storia è la prima storia della Disney ad essere accaduta davvero. E, secondo qualcuno, è l'unica a non essere stata modificata con l'inserimento di eventi magici. Le uniche altre due storie accadute davvero della storia della Disney sono Pocahontas e Mulan. Mulan ormai è una leggenda popolare, quindi non si sa fino a che punto arrivi la storia vera e inizi la leggenda. Ma di sicuro Mushu non c'era nel mondo reale. Pocahontas ha Nonna Salice, che non è realistica e non è reale. Ma sia Mushu che Nonna Salice sono effettivamente elementi culturali tipici di quella cultura. Visto che parliamo della religione degli indiani che vivevano in Virginia, beh, loro credevano effettivamente che l'anima dei morti si potesse rinchiudere all'interno degli alberi. Così come i cinesi erano convinti dell'esistenza dei draghi. Quindi non vedo effettivamente perché Johnny Seme di Mela non abbia un elemento magico quando appare un angelo, che è un elemento che fa parte della cultura cristiana e che sarebbe fantasioso, visto da un cinese, per esempio. Insomma, tutti e tre sono storie realistiche, reali, ma che possiedono degli elementi magici però non inseriti a caso, ma legati alla cultura a cui si sta facendo riferimento. In ogni caso, Johnny Seme di Mela in realtà si chiama John Chapman e il film è uscito al centenario della sua morte. Johnny Seme di Mela è inoltre il primo personaggio della storia della Disney a morire ed è tuttora l'unico personaggio della storia della Disney che viene visto morire e che non torna in vita. Insomma, nel corso della storia della Disney esistono anche altri personaggi che muoiono e non tornano in vita, ma di solito viene censurato il momento esatto della loro morte. Di solito inquadrando un'altra persona, o rappresentandolo con una luce che si spegne, o inquadrando solamente una mano. Qui invece abbiamo un personaggio inquadrato completamente, dove si vede tutto quanto il corpo, e si vede il momento esatto in cui muore, e non torna in vita. Riguardo gente che fuma e che è stata censurata, anche José Carioca fuma un sigaro, ma questo non è mai stato censurato, stranamente. Forse per incoerenza? Il colore degli occhi di José Carioca, in base a dove lo state guardando, cambia. Già, il suo colore degli occhi è diverso nei fumetti rispetto a com'è nei cartoni animati, rispetto a com'è nel film. Ed è l'unico suo particolare che cambia in continuazione. Il principe e il povero era pensato negli anni 90 per essere un classico Disney. Sarebbe stato effettivamente parte del rinascimento Disney, ma venne scartato perché dopo lo scrigno delle sette perle, Walt Disney decise che il brand di Topolino, Paperino e Pippo doveva separarsi definitivamente e completamente dai classici Disney. Quindi sì, potevano comunque apparire per fare dei cameo, ma non potevano essere più dei personaggi. Sappiate che io vi ho parlato dei classici Disney dal numero 6 al numero 11. Saludos amigos, i tre cavalleros, Musica Maestro, Bongo e tre avventurieri, lo scrigno delle sette perle e le avventure di Ichabod e Mr. Todd, ovvero i classici usciti dal 1942 al 1949. Spieghiamo una piccola cosa riguardo questa data, per finire le curiosità. L'epoca di guerra nella Disney inizia nel 42 anche se la guerra inizia nel 39. Questo perché, per fare un film, come vi ho sempre detto, ci vogliono degli anni. E quindi i film usciti fino al 42 sono stati iniziati prima dell'inizio della guerra, quindi con tutti i soldi che servivano, e avevano quindi già tutto il budget per essere conclusi. L'epoca di guerra inizia solamente dal 42 in poi, perché i film usciti successivamente saranno finanziati con i soldi che rimanevano durante la guerra. E quindi non sono stati fatti prima, ma usciti dopo. Sono stati fatti, iniziati, fatti, finiti durante la guerra. Nel 49 ci troviamo ancora in epoca di guerra, sebbene la seconda guerra mondiale sia finita, semplicemente perché ci vuole un attimino per recuperare i soldi della guerra e ci vollero 4 anni per la Disney.